abbiamo dominato dal primo minuto fino all'ultimo la partita, l'abbiamo aperta subito all'inizio di secondo tempo, poi peccato che un episodio poteva compromettere, come ha detto lei, una partita dominata. Cioè, ci sta di sbagliare, non è che facciamo una polemica, però bastava rivederlo che lentamente tocco il pallone. Alla fine abbiamo vinto, va bene così, e cerchiamo solo di vedere le cose per quello serve lavare. Come dico, ripeto, ci sta di sbagliare, però cerchiamo di guardare meglio le cose. L'arbitro ovviamente non poteva vederlo perché era tutto in una città, ci sono tante telecamere che possono facilmente vedere che non c'era rigore, c'erano anche tante ammonizioni da parte nostra, ma che appena ogni contrasto era una ammonizione. Però devo dire anche che l'arbitro alla fine ha fatto una buona gara, ha peccato solo per due o tre episodi che potevano costarci tanto. Alla fine abbiamo fatto quello che volevamo e questo era importante. So che nella squadra prima di tutto, soprattutto per un giocatore come te, però ti volevo ricordare un dato che forse ti farà piacere: il tuo sesto gol su punizione diretta da quando c'era Roma, nello stesso arco temporale in Europa, solo Messi ha segnato di più. Sono numeri, però fanno lo stesso. Sì, sono numeri, io cerco di fare quel lavoro sempre serio, con la possibilità, poi i numeri che dicono la verità, no, importante non è che lo so, una frase importante che la squadra va bene. Ora abbiamo fatto tre giorni di no, una partita tosta, e quello per me è importante. Voglio sottolineare che questa partita è stata molto molto importante per noi per indirizzare la strada verso la classifica.